Salve a tutti ragazzi. Allora, come sapete, il trucco, quello delle conchiglie, delle perle, non è possibile più farlo perché sono state tolte proprio sia le conchiglie, cioè le conchiglie sia nere sia quelle normali, quindi non si possono più aprire per recuperare le perle e vendere dal fabbro e quindi di conseguenza non si possono fare tanti soldi. Comunque, ho notato che sono buggate molte tane nel gioco. Vi faccio vedere quella dove mi trovo io in questo momento. Questa è una tana che si trova nel Velen. Guardate, preciso dove. Questa è Oxenfurt, quindi dovete andare qui vicino al villaggio di Benkelham. E questa tana, in poche parole, dopo che avrete ammazzato tutti i Necker che stanno di livello 6, ogni volta che andate qui potrete raccogliere artiglio, occhio, cuore e sangue. La pietra runica e il cuore di mostro. E tutte queste cose ricompaiono se vi allontanate un pochettino. Ritorniamo. E come vedete ci sono tutte. E potete fare infiniti di queste cose, andarle a vendere. Vi posso dire un posto buono per andare a vendere tutte queste robe. Anzi, adesso ci andiamo. Dobbiamo andare a Novigrad. Adesso dobbiamo prima di tutto andare ad un teletrasporto. Bene, andate a Novigrad. Dovete andare alla porta che sta più verso destra. Il cancello di Tre. Il cancello, anzi, meridionale. Bene, adesso vi faccio vedere qual è il mercante a cui potete vendere queste robe. Allora, innanzitutto lo devo trovare perché vive è diciamo quello che vende, che rivende la roba. Ecco, abita qui. Ora però non lo troviamo forse perché è già passato il momento, il tempo in cui viene. Ma andiamo, facciamo un po' di meditazione, vediamo un po' se lo troviamo alle 7. Eccolo. Andate da questo strozzino che ha sempre un sacco di soldi. Ha sempre tanti soldi. Dopodiché gli vendiamo tutta la roba. Come vedete, c'ha 907, che è buono come moneta rispetto agli altri mercanti. Però la cosa positiva è che questo mercante, a differenza degli altri, appena chiudete come si chiama, il mercato, se lo riaprite avrà o più o meno monete rispetto a prima. Adesso vedete. Allora, innanzitutto vendiamo gli artigli. Anzi, gli artigli di Necker, dove stanno? Cuore di Necker glielo vendiamo, l'occhio pure ne vendiamo 7 e piano piano aumentiamo i nostri soldini, anche se di poco, ma comunque aumenta. Vediamo che altro c'è qui di Necker che si poteva vendere. Ah, la reliquia, reliquia, non riesco a vedere dove sta la reliquia del cuore di Necker. Vabbè, comunque ogni volta potete vendere qualche cosa a questo mercante. E ecco, forse questo, boh, vediamo. Vabbè, vendiamone 6. Ok, e una volta che chiudete e riaprite, ecco, come vedete sono riaumentate le monete, 967, ora richiudo. Ne ha adesso 1273 di oro, quindi questo è l'unico mercante del gioco dove l'oro aumenta ogni volta. Vendiamogli, ecco, 8 di queste. Poi invece questi sono i fiorini, vabbè, si possono scambiare alla banca dei Vivaldi, ma non vi conviene, costano 3.093.
1031 di quel, non mi conviene. Adesso verifichiamo. Facciamo la prova del 9, diciamo così. E andiamo di nuovo al luogo da dove abbiamo preso gli artigli e tutte le altre robe che ha rilasciato la tana. Torniamo quindi laggiù. Da qui dobbiamo andare qui. Ovviamente voi prendetene a quantità industriali di queste artiglie e cose varie, in modo tale che potrete venderne tanti alla volta, in una volta sola. Andiamo verso la tana. Ecco. Andiamo qui. E vedete, ci sono di nuovo tutti gli oggetti. Vediamo per esempio le pietre Veles che aumentano nell'inventario. Sono 4. Vediamo, adesso ne faremo 10. Mi allontano. Mi riavvicino. Sono 5. Sei. Sette. Otto. Nove. E 10. Ecco, come vedete, 10 pietre runiche Veles minore. Tutte hanno il valore di 1100, però poi bisogna vedere rivendendole, perché questo è il prezzo di base, però vendendole bisogna vedere quanto costa. E quindi ragazzi, questo era un altro metodo alternativo per trovare degli oggetti da vendere, perché ovviamente i soldi si fanno sempre vendendo qualche cosa su questo gioco, oppure facendo delle missioni eccetera. E spero che questo video vi sia utile, anche se vi fa fare i soldi piano piano, ma comunque ve li fa fare in una maniera assicurata. E quindi finisce qua questo video.